ho avuto molta paura di morire, ma dentro di me sentivo che il tempo su questa terra per me non era ancora finito. Era un sabato pomeriggio di febbraio, ero pronta per andare a sentire uno scrittore insieme a una mia amica. Prima di uscire ho deciso di bere un bicchiere d'acqua e da lì sono svenuta, non ricordo più nulla, perché poi io mi sono risvegliata direttamente in ospedale. Mi hanno fatto la TAC e mi sono illuminata come un albero di Natale. Avevo diverse zone e numerose zone tumorali. La diagnosi era linfoma di non-Hodging. La notizia ovviamente è stata forte, però non ho mai per un secondo pensato di non potercela fare. Era una forza dettata tanto dal preservare quello che la mia famiglia aveva già vissuto, nel senso che io ho perso il papà un anno prima di tumore. Io non volevo dare a loro questo ulteriore dolore e da lì ho trovato tutti gli appigli possibili per dire no, io ce la devo fare. Ovviamente la prima persona di cui mi sono preoccupata è stata mia mamma. Io gli ho detto: mamma, io ti devo dire una cosa, ma sappi che questa cosa non sarà un problema perché noi ne usciremo. E poi gli ho detto: ho un linfoma, un tumore, e da lì i suoi occhi si sono spenti. E non ci credevo, perché dicevo: come mia figlia, a me è capitato. Cioè non ci credevo, mi sembrava una cosa, un sogno impossibile. Le chemio le ho affrontate, soprattutto le prime quattro, in maniera molto serena. I dubbi sono sorti dopo la seconda chemioterapia. Il mio corpo non reagiva più nello stesso modo e da lì è iniziato a suonare un campanello. Tant'è vero che poi tutte queste mie supposizioni sono fatte realtà, perché all'attacco del 30 luglio il tumore non era andato via, ma era aumentato più del doppio. È stato uno dei giorni, forse il giorno dopo la morte di mio papà, più brutto della mia vita. Il 30 luglio io non me lo dimenticherò mai, perché sono crollate tutte le speranze, tutti i buoni propositi, tutte le volontà che avevo riposto, no? E c'è stato tanto sconforto. E solo in quello sconforto estremo è di nuovo salita una vocina che ha detto: non ti arrendere. Vedersi come diventava, come le terapie la facevano diventare, e io vedere lei in quelle condizioni, nessuno di noi poteva permettersi il lusso di cedere. L'ospedale di Genova mi propone il ricovero e quindi l'adesione alla seconda linea di terapia chemioterapica. Io lì ho iniziato a dubitare. Avevo studiato tutta una serie di caratteristiche che appartenevano al linfoma di non-Hodging, che non appartenevano a me. Io non le avevo e quindi decido di dimettermi. Le sue parole sono state: mamma, io qui muoio, portami via che muoio. Sono stata la prima a dirle: vado di là e chiedo di farti firmare la cartella, perché io non potevo vederla nello stato in cui era. Lo stesso giorno contatto un ex ematologo di Genova e lui mi rinvia a Torino da questo specialista che è il dottor Vitolo. Mi dà subito un appuntamento. Sapevo di andare nel posto giusto. Finalmente una persona ci ha ascoltato, non ha sminuito la situazione era molto grave, ma ci aveva prospettato anche delle soluzioni differenti. E il dottor Vitola vuole rifare la biopsia, effettivamente l'istologico dichiara che ho un linfoma primitivo del mediastino. Una rete svizzera dava notizia di una nuova terapia chiamata CAR-T. Subito ovviamente sono andata a informarmi, perché quando ho accostato il nome CAR-T al linfoma mi si è acceso, no? Tutta una serie di lampadine in testa e ho detto: potrebbe essere la mia soluzione. Non avevo minimamente paura, sapevo perfettamente gli effetti collaterali, sapevo cosa stavo andando a firmare, perché nel foglio era spiegato bene. Il CAR-T riesco ad infonderlo il 27 dicembre 2019, avendo fatto l'appurata aferesi, che vuol dire l'estrazione dei miei linfociti, che poi sono stati modificati e mi sono stati reiniettati. Quindi il CAR-T in sé per sé è solo una semplice infusione, io dico una vita nella boccetta di 20 ml. A distanza di 2 mesi faccio la PET di
controllo e vi viene appunto detto che il mio tumore è in remissione completa e che non c'era più traccia nel mio corpo di cellula malata. Io mi sono affidata completamente ai medici e alla scienza, ma mantenendo sempre il mio pensiero, cioè sapendo che cosa mi stava succedendo, volendo capire cosa mi stavano facendo. La malattia mi ha fatto questo dono. In primis il fatto di voler essere, sapere di essere fragile e non farmene un problema, anzi la fragilità in alcuni contesti può essere anche una virtù, un vezzo. E il secondo grande dono è la capacità di saper chiedere aiuto, quindi di saper dire ho bisogno anch'io e potermi appoggiare agli altri. Lei sta ritornando a riprendere piano piano la sua vita, i suoi studi, il suo lavoro e quindi, cioè, sono contentissima, non felice di più. La mia situazione era molto grave e a detta di tutti gli esperti non mi rimaneva granché tempo, si parlava addirittura di mesi. Però sono riuscita, ce l'ho fatta. Il fatto di comunque non parlare più di mesi, ma parlare di nuovo di una vita di fronte a me.